One Piece è una storia ricca di misteri e segreti, molti dei quali riguardano la figura leggendaria di Joy Boy e il significato del secolo vuoto. Una delle chiavi per comprendere questi misteri potrebbe risiedere in una canzone apparentemente semplice, ma profondamente significativa, Binks no Sake. Questa canzone, intonata in diverse occasioni nel corso della serie, è molto più di una melodia piratesca. È infatti un potente veicolo narrativo che Oda ha utilizzato per collegare il passato, il presente e il futuro di questo vasto mondo. Analizzando Binks no Sake nei suoi dettagli più profondi, emerge una storia sorprendentemente complessa che potrebbe rivelare la vera natura di Joy Boy e il destino di Luffy. Binks no Sake è una canzone carica di simbolismo. Cantata per la prima volta nella sua interezza dall'equipaggio di Brook durante il flashback della ciurma dei pirati Rumbar, la canzone sembra celebrare l'avventura e la libertà dei pirati, ma contiene anche note malinconiche e oscure. Questo doppio tono è centrale nella narrazione di One Piece, dove l'avventura e la tragedia spesso coesistono. Ma chi era veramente Joy Boy? E qual è la sua connessione con questa canzone? Molti fan hanno speculato che Joy Boy fosse una figura storica cruciale, il cui fallimento nell'adempiere alla sua promessa alla principessa Sirene, circa 800 anni fa, ha portato al secolo vuoto e alla creazione del governo mondiale. Tuttavia, ciò che sappiamo di Joy Boy è frammentario, nascosto nei poneglyph e nei racconti tramandati di generazione in generazione. E qui entra in gioco Binks no Sake. Questa canzone potrebbe essere stata scritta non solo per celebrare la vita dei pirati, ma per raccontare in forma poetica la storia di Joy Boy e del suo tragico destino. I versi della canzone, se esaminati attentamente, sembrano riecheggiare le stesse tematiche che riguardano la sua vita, i suoi sogni e il suo fallimento, e come queste stesse questioni possano riflettersi nella Konbar. Viaggio di Luffy. Il primo verso della canzone descrive una nave che parte verso l'orizzonte, seguendo la brezza marina e il sole al tramonto. Questo è il richiamo all'avventura, il desiderio di libertà che guida ogni pirata, ma anche un tema centrale in One Piece. Joy Boy, come Luffy, potrebbe aver sentito lo stesso richiamo. La libertà è uno dei pilastri del viaggio di Luffy, e anche di Joy Boy, il quale, forse, ha abbandonato il suo antico regno per cercare un futuro migliore per il mondo. Questo desiderio di libertà, incarnato dal sole, simbolo che appare spesso nella narrazione, è parallelo al simbolismo del dio del sole Nika, una figura strettamente legata a Luffy e alla sua recente trasformazione nel guerriero della liberazione. Proprio come Luffy ha abbracciato il potere di Nika, è possibile che anche Joy Boy fosse in possesso di un potere simile, un potere che gli permetteva di portare speranza e liberazione alle persone. Tuttavia, il secondo verso della canzone introduce un elemento di tristezza. Addio al porto, alla mia vecchia città natale. Questo verso potrebbe alludere al momento in cui Joy Boy si rese conto che non sarebbe più tornato indietro, che il suo viaggio lo avrebbe portato lontano dalla sua casa e dalle persone che amava. La menzione dell'alba nel verso successivo è importante, poiché l'alba in One Piece è spesso associata alla nuova era che Joy Boy avrebbe dovuto portare, ma che non riuscì a far nascere. Nell'interpretazione della canzone come la storia di Joy Boy, questo è il momento in cui i suoi sogni cominciano a sgretolarsi. La promessa infranta alla principessa Sirena di riportare Noa in superficie e il fallimento nell'unificare il mondo contro il nascente governo mondiale potrebbero essere i punti di svolta che portarono alla sua caduta. Nonostante tutto, Joy Boy rimase una figura di speranza, proprio come il sole che continua a sorgere nonostante le tenebre della notte. Uno dei passaggi più criptici della canzone è quello che parla di una tempesta imminente. Arriva una tempesta, nei cieli lontani per mille miglia, le onde danzano, suona il tamburo. Questo potrebbe essere un riferimento alla grande guerra che scosse il mondo durante il secolo vuoto. Una tempesta che cambiò il corso della storia, forse scatenata dal tentativo fallito di Joy Boy di salvare il mondo. Il suono del tamburo rievoca infatti il potere di Nika. Questa tempesta potrebbe anche rappresentare la caduta del Grande Regno, il leggendario regno di cui Joy Boy faceva parte, e che è stato spazzato via dalle forze del governo mondiale. La frase «se vieni spazzato dal vento della paura» è la fine. È un chiaro avvertimento che in questa battaglia non c'era spazio per la debolezza. Joy Boy e i suoi alleati potrebbero aver combattuto fino alla fine, sperando di sopravvivere alla tempesta, ma alla fine non ci riuscirono. Il quarto verso di Binks no Sake sembra un addio,
Oggi o domani, un sogno della sera, le ombre che salutano con la mano, non le vedremo mai più. Questo verso è particolarmente triste, poiché sembra preannunciare un fallimento definitivo. Joy Boy potrebbe aver lasciato questo mondo, sapendo che non avrebbe mai più rivisto i suoi amici, la sua casa, la sua principessa sirena. Ma c'è una speranza velata nel seguente verso. Perché preoccuparsi? Anche domani ci sarà la luna piena. Anche se la lunga notte stava per iniziare, la promessa della luna, e quindi della speranza, non era del tutto persa. Questo è il punto cruciale della canzone. Nonostante la tragedia della sua storia, Joy Boy sapeva che un giorno qualcun altro avrebbe portato a termine il suo compito. La lunga notte che il mondo ha attraversato per 800 anni sarebbe finita, e l'alba, la nuova era, sarebbe finalmente sorta. La canzone, quindi, è un messaggio di speranza che è stato tramandato di generazione in generazione, fino al momento in cui qualcuno condividerà la stessa volontà di Joy Boy, Rufy. Il verso finale di Binks non sa che è sorprendentemente ottimista. Nonostante tutto, in ogni caso, tutti diventeremo ossa un giorno. Una storia senza fine, senza meta, una barzelletta. Questo potrebbe essere un riferimento al destino ineluttabile della morte, ma anche alla bellezza dell'avventura stessa. La vita di Joy Boy, così come quella di Rufy, non sarà misurata solo dai successi o dai fallimenti, ma dal modo in cui vivono e sorridono di fronte alla morte. La parola Waraibanashi, che può essere tradotta come barzelletta o racconto divertente, è un eco di Raftail, il nome dell'ultima isola della Grand Line, scoperta da Roger. Non è un caso che Roger abbia scelto quel nome dopo aver ascoltato una canzone simile. Sapeva che alla fine la storia di Joy Boy non era solo una tragedia, ma una storia di speranza. Un racconto che, se compreso, poteva portare la vera liberazione al mondo. Alla luce di tutto ciò, Binks no Sake non è solo una canzone di pirati allegra. È un potente messaggio nascosto che racconta la storia di Joy Boy e, contemporaneamente, prefigura il destino di Rufy. Proprio come Joy Boy, Rufy è chiamato a portare l'alba nel mondo di One Piece, a liberarlo dalle catene del passato e a completare il compito che il suo predecessore non è riuscito a portare a termine. Le parole della canzone ci ricordano che, nonostante le difficoltà, la speranza non è mai veramente perduta. Anche quando tutto sembra finito, il sole sorgerà di nuovo. Joy Boy ha fallito, ma ha lasciato un'eredità, una canzone che ha attraversato il tempo per raggiungere Rufy e coloro che come lui lottano per la libertà. In ultima analisi, Binks no Sake potrebbe essere uno dei più grandi spoiler mai rivelati da Oda. La canzone non solo racconta il passato, ma offre indizi vitali sul futuro. Rufy è il successore di Joy Boy e, con la sua risata e il potere del dio del sole Mika, sarà lui a portare la tanto attesa alba al mondo. Il destino dei pirati, e forse dell'intero mondo, è intrecciato a questo antico canto di libertà. Vorrei ringraziare Matteo Blackheart, membro della mia ciurma. Se anche voi volete unirvi, abbonatevi al canale. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina.